La nuova TG ricorda Sergio Marchionne attraverso il discorso che l'ex AD della Fiat Chrysler pronunciò nello stabilimento di Melfi nel 2012. L'inchiesta sui concorsi truccati in sanità. Il tribunale del riesame lascia ai domiciliari l'ex direttore amministrativo dell'ASM, Benedetto. Primo semestre in aumento le ore di cassa integrazione guadagni, quelle autorizzate a quota 2,1 milioni secondo i dati della UIL. A Potenza lavori sospesi a Contrada Botte per l'antenna, le proteste dei cittadini hanno indotto il comune ad intervenire. Giornata difficile ieri per Domenico Pozzovivo al Tour de France. Il lucano sui Pirenei arriva a più di 13 minuti dal vincitore. Arriva un momento in cui è necessario voltare pagina e iniziare da capo, e per questo ci troviamo oggi a Melfi ad annunciare la prima fase di un lungo percorso che coinvolgerà la nostra rete industriale italiana. Con queste parole l'ex AD di Fiat Chrysler salutò i lavoratori di Melfi nella sua visita allo stabilimento il 20 dicembre 2012. Oggi Sergio Marchionne non c'è più, ma resta la sua eredità. Il manager italo-canadese ha modificato profondamente l'industria dell'auto internazionale, portando la Fiat all'estero. In Basilicata il suo ruolo è stato determinante per circa 8.000 famiglie, alle quali è stato garantito un posto di lavoro alla SATA. Riproponiamo alcuni passaggi del discorso che l'ex CEO tenne un giorno prima di Natale nel 2012, nello stabilimento lucano, per annunciare nuovi investimenti per la produzione della Jeep Renegade e la Fiat 500X. Lo spirito con cui abbiamo organizzato questo evento è quello della ripartenza. Arriva un momento in cui è necessario voltare pagina e iniziare da capo. Se abbiamo scelto Melfi è perché riconosciamo la professionalità e le capacità tecniche di chi lavora in questo impianto. Vogliamo cominciare a scrivere, insieme a voi, un nuovo capitolo. L'esperienza, nella vita e nel business, insegna che chi segue l'ovvio, il più delle volte, deve piegarsi alla sconfitta. È nelle difficoltà che occorre avere visione, riprendere in mano la situazione e ripensare, a volte, anche a se stessi. Non vi posso promettere che sarà facile, ma due cose posso dire con certezza. La prima è che la Fiat è presente e non intende tirarsi indietro. Stiamo cercando la via migliore per garantire a tutti voi di lavorare con serenità e continuità. La seconda cosa che ci tengo a dirvi è di continuare ad avere fiducia perché possiamo farcela. La scelta che si impone oggi è trasposare una cultura della competizione e portarci al passo col resto del mondo, oppure restare a casa. La scelta è tra sporcarsi le mani in un campo aperto oppure difendere lo status quo, quello che per gli ultimi 20 anni ci ha condotti ad un lento ed inarrestabile declino industriale. Abbiamo già perso troppi anni di produttività, di competitività e di benessere per i nostri cittadini. La cosa peggiore è che ci siamo già giocati il futuro di tanti giovani. Adesso è il momento di ripartire e di farlo nel modo che conosciamo meglio, dal valore fondamentale su cui questo paese è stato fondato, il nostro lavoro. Se siamo in grado di immaginare un futuro migliore, allora abbiamo anche la responsabilità di costruirlo. Marchionne è stato di parola. Oggi la SATA dà lavoro a quasi 8.000 persone. La Basilicata, Melfi, ogni singolo lavoratore della SATA e dell'indotto gli devono grazie. Ben ritrovati in studio con l'informazione regionale. Abbiamo voluto iniziare il nostro TG con il ricordo di Sergio Marchionne, raccontando attraverso le sue parole l'importanza del suo operato anche per i lavoratori della FCA di Melfi. L'ex AD è venuto a mancare ieri a Zurigo. L'ultimo saluto sarà celebrato in forma privata. Intanto oggi a Melfi la FIMCISL ha riunito le RSA di FCA per un esame della situazione al termine di una settimana che ha segnato anche per la fabbrica di Melfi la fine di un'epoca. In apertura d'incontro è stato osservato un minuto di silenzio per Marchionne. Cambiamo argomento con la cronaca. Un uomo di 53 anni è stato ferito con alcuni colpi di pistola al torace stamane a Venosa durante un litigio su alcuni terreni da un altro uomo di 52 anni che è stato fermato dai carabinieri. Il litigio, ultimo della serie, è avvenuto proprio sui terreni contesi tra i due da tempo. L'uomo ferito è stato trasportato nell'ospedale di Potenza con un elicottero e in prognosi riservata le sue condizioni sono gravi.
L'inchiesta sui concorsi truccati in sanità, il Tribunale del Riesame lascia ai domiciliari l'ex direttore amministrativo Benedetto. Misura cautelare confermata anche per il commissario dell'ASP Cifarelli e il direttore amministrativo del San Carlo Maddalena Berardi. Fabrizio Di Vito. Continua a reggere l'impianto accusatorio della Procura di Matera nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati in sanità. Il Tribunale del Riesame di Potenza infatti ha accolto soltanto alcuni delle decine di ricorsi avanzati dalle difese degli indagati raggiunti da misura cautelare lo scorso 6 luglio. Gli ultimi ricorsi rigettati sono quelli dell'ormai ex direttore amministrativo dell'ASM Maria Benedetto, accusata di aver falsificato l'esito di due concorsi per favorire i candidati segnalati dal governatore lucano Marcello Pittella, il direttore amministrativo dell'ospedale San Carlo di Potenza Maddalena Berardi e il commissario dell'ASP Giovanni Chiarelli. Tutti e tre restano quindi agli arresti domiciliari come il responsabile anticorruzione del CROB di Rio Nero Gianvito Amendola. Al momento delle 30 persone sottoposte a misura cautelare sono tornate in libertà solo il primario di Otorino Laringoiatria del San Carlo Lorenzo Sant'Andrea, il suo omologo della ASL di Bari Domenico Petrone e la funzionaria dell'ASM Rosanna Grieco. Dopo il deposito delle motivazioni gli indagati potranno decidere di presentare ricorso in Cassazione. Intenzione già confermata dai difensori del governatore lucano dopo la conferma degli arresti domiciliari decisa sempre dal Tribunale della Libertà nei giorni scorsi. Le udienze davanti alla Suprema Corte non si svolgeranno però prima dell'inizio di settembre, dal momento che il riesame ha chiesto 45 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni. Ancora cronaca, scoperti due lavoratori in nero in un'azienda agricola di Oppido Lucano. A darne comunicazione i carabinieri della compagnia di Acerenza che nel corso dei servizi di contrasto allo sfruttamento del lavoro hanno controllato un'azienda agricola del posto riscontrando l'illecito. Al termine dei controlli le violazioni riscontrate sono state oggetto di verbalizzazione nei confronti del titolare dell'azienda al fine di applicare le sanzioni previste dalla legge vigente che in questo caso ammontano a 6.000 euro. Restiamo in tema lavoro. Primo semestre in aumento le ore di cassa integrazione guadagni, quelle autorizzate a quota 2,1 milioni secondo i dati della UIL. Sentiamo Alessandro Panuccio. Nel primo semestre dell'anno le ore di CIG autorizzate in Basilicata sono state circa 2 milioni e 110.000, 1,3 milioni in provincia di Potenza e 800.000 nel Materano, con un incremento rispetto al primo semestre 2017 del 23,1% che collocano la nostra regione al secondo posto per incremento percentuale. A riferirlo sono il Centro Studi Sociali e del Lavoro e la UIL sulla base dei dati del sesto rapporto sulla CIG realizzato dal Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro della UIL. I posti di lavoro salvaguardati tra gennaio e giugno 2018 ammontano 2068, con un aumento di 387 unità rispetto a gennaio-giugno 2017. Gli incrementi percentuali di ore di CIG autorizzate variano su base percentuale, più 35,7% nel Materano e più 17,2% nel Potentino. I dati sulla cassa integrazione di giugno, sottolinea la nota, evidenziano rispetto al precedente mese di maggio una sensibile riduzione di ore richieste dalle aziende, che potrebbe far presumere una miglior performance del tessuto produttivo. I dati in questione registrano un sempre più basso ricorso alla gestione straordinaria. Le cifre sembrano segnalare la graduale uscita del nostro sistema produttivo dalla fase più critica della crisi, conclude la nota. È necessario ora accompagnare la timida ripresa economica con politiche mirate al consolidamento dell'attuale fase di crescita, con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro stabili. La politica si riunisce oggi il Consiglio regionale di Basilicata. I primi due punti all'ordine del giorno sono una proposta di legge sul sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consigli regionali e una proposta di modifica dell'articolo 25 dello Statuto sulla composizione del Consiglio. La partita potrebbe chiudersi già oggi o al massimo martedì prossimo e la Basilicata potrebbe avere così una nuova legge elettorale. Intanto stamattina sit-in di volantinaggio del segretario dei Radicali Maurizio Bolognetti. Il radicale in protesta sotto i cancelli di via Verrastro lamenta il mancato rispetto del codice di buona condotta in materia elettorale. Alla base delle sue denunce l'ipotizzata modifica della legge elettorale che l'assise regionale è chiamata a valutare. A campagna elettorale avviata e comunque a meno di un anno dal voto. Ma sentiamo di più dalle parole di Bolognetti. Parliamo del codice di buona condotta in materia elettorale. In questo codice, che lo ripeto il nostro paese ha sottoscritto, c'è un'affermazione chiara: non è possibile modificare la legge elettorale a meno di un anno dal voto.
Di tutta evidenza a me risulta che in Basilicata tra novembre, forse gennaio, non ho compreso bene, dovremmo essere chiamati alle urne. Quindi siamo decisamente a meno di un anno dal voto. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito novaimpiantipotenza.eu, mail info@novaimpiantipotenza.eu. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Complesso Saloni da Barba e Matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni, in abbinamento facoltativo con la Nuova del Sud. Dalla mazurka alla polka, dalla quadriglia alla tarantella, un'opera sulla grande tradizione musicale lucana. Ritmi immortali da ascoltare ovunque. Complesso Saloni da Barba e Matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni, in abbinamento facoltativo con la Nuova del Sud. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Un rogo di vaste proporzioni sta bruciando l'area circostante l'azienda cerealicola AgriSud, in contrada Pantanello a Marconia. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal campo di grano esterno all'azienda, per poi estendersi all'interno, dove ci sono macchinari e un camion in sosta. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Restiamo in tema incendi. Stigliano è stato individuato il responsabile dell'incendio del 18 luglio scorso, divampato nei pressi dell'ospedale. I carabinieri forestali hanno denunciato un cittadino per incendio colposo. Le fiamme, sviluppatesi nel centro abitato del paese, hanno interessato un'area boscata nelle vicinanze dell'ospedale e di alcune palazzine abitate. A Potenza, lavori sospesi a Contrada Botte. Le proteste dei cittadini hanno indotto il Comune ad intervenire. Nei prossimi giorni si analizzeranno i siti alternativi. Sentiamo i particolari da Celestino Benedetto. Dopo le proteste, l'alto là. L'unità di direzione assetto del territorio del Comune di Potenza ha disposto l'immediata sospensione dei lavori riferiti alla realizzazione dell'antenna in Contrada Botte. Un provvedimento scaturito dalla necessità da parte dell'amministrazione comunale di approfondire ed effettuare ulteriori accertamenti per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto, in un'area caratterizzata da numerose abitazioni, al fine di garantire la sicurezza degli abitanti. La sospensione, inoltre, scaturisce dal lavoro svolto congiuntamente tra il Comune e la Provincia di Potenza, dal quale è emerso anche la violazione delle norme inerenti alle fasce di rispetto stradali e la realizzazione di un tratto di cavidotto lungo la banchina della SP30, in assenza di autorizzazione da parte della Provincia di Potenza proprietario dell'area. Alle motivazioni tecniche che hanno portato alla sospensione dei lavori, spiega l'assessore Rocco Pergola del Comune Capoluogo, si devono aggiungere le preoccupazioni espresse dai cittadini della zona di Contrada Botte, formulate durante gli incontri che si sono svolti e attraverso l'istanza presentata dal loro rappresentante legale. Al fine di garantire la salvaguardia della salute e l'incolumità dei cittadini, nei giorni a seguire si convocherà la società installatrice per analizzare e valutare siti alternativi e per far comprendere che l'area messa a disposizione da un privato cittadino è un'area non idonea. Il Consiglio Comunale di Matera si riunirà domani per la prima seduta dopo la nomina della nuova giunta comunale. Un vero e proprio banco di prova per il sindaco Raffaello De Ruggeri, che nel frattempo ha segnato anche l'ultimo assessorato che era rimasto vacante, che va a Mariangela Liantonio. Le deleghe conferite alla Liantonio sono al turismo, all'agricoltura, al commercio artigianato della città dei Sassi. Spetterà a lei occuparsi anche delle politiche attive per il lavoro e degli spettacoli. Si completa così l'organigramma della giunta già presentato, seppur parzialmente, lunedì. Palazzo Lanfranchi ha ospitato la performance teatrale The Lovers, grande successo a Matera per lo spettacolo che ha portato in scena gli amori dell'universo shakespeariano. Sentiamo Rocco Romanelli. Da un classico della letteratura come le tragedie shakespeariane a un classico della musica. Al centro della scena gli amori dell'universo shakespeariano, Romeo e Giulietta, Amleto e Ofelia, Porzia e Bassanio, Macbeth e Riccardo III.
Grande successo per lo spettacolo Site Specific The Lovers, portato sul palco all'interno delle stanze del Museo Nazionale d'Arte Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi di Matera, nelle serate di lunedì e martedì per la stagione estiva dei Teatri Uniti di Basilicata. The Lovers, ideato, coreografato e diretto dalla regia di Luciano Padovani e Silvia Bertoncelli, compagnia Naturalis Labor, ha accompagnato lo spettatore nell'universo amoroso degli amanti creati da Shakespeare, in un percorso utile a svelare la forza suggestiva dei luoghi che lo ospitano. Troppo spesso rinchiusi in consuetudini che la oscurano. A seguire il pubblico nell'universo amoroso di Shakespeare, 10 danzatori tra cui proprio Silvia Bertoncelli. Un'esplorazione poetica, romantica e a tratti cruda all'interno dell'animo umano. Tra amori violenti, fragili, passionali, ostacolati, difficili, i protagonisti di questa performance in cui la danza si fonde con il teatro hanno indagato con i loro corpi le tortuose tensioni che erotizzano gli spazi, le relazioni e gli eventi e che diventano terreno inaspettato per l'amore. Questa sera alle 21:15 su Sky 1 la Basilicata e il Pollino saranno protagonisti della quarta ed ultima puntata della trasmissione Alessandro Borghese e quattro ristoranti condotta dal famoso chef. La produzione del programma e le reti Sky hanno scelto le location lucane, valorizzando le produzioni tipiche del territorio. L'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ha fornito ospitalità e supporto logistico alla troupe di Borghese. L'iniziativa, come altre similari, rappresenta un'occasione particolarmente efficace di promozione territoriale, afferma il direttore generale APT Mariano Scavone, a cui dedichiamo particolare attenzione e impegno in virtù di un sicuro ritorno in termini di immagine. Un numero crescente di format televisivi molto seguiti e diffusi su emittenti e trasmissioni italiane stanno scoprendo sempre più l'intero territorio della Basilicata e la sua offerta di qualità legata al turismo lento che caratterizza in modo unico e sorprendente la nostra regione. E adesso lo sport con il ciclismo, giornata difficile ieri per Domenico Pozzovivo al Tour de France. Il lucano sui Pirenei arriva a più di 13 minuti dal vincitore Quintana. Sentiamo Luigi Santopietro. Pozzovivo ha l'obiettivo nel mirino. Nella tappa più pazza del Tour, con 65 km corse a tutta, tre colli superati in poco più di due ore, in una giornata apparentemente storta in cui Lucano becca oltre 13 minuti dal vincitore Quintana, lo scalatore di Montalbano arriva molto vicino a quello che ormai può considerarsi il suo vero obiettivo nella corsa in giallo, il primo posto tra gli italiani. Con la debacle di ieri, lo scalatore di Montalbano perde una posizione, ora è 21esimo, ma recupera quasi tutti i 6 minuti che lo distanziavano da Damiano Caruso, che al momento è il miglior azzurro in gara con soli 15 secondi davanti a Pozzovivo. Il ciclista della BMC ieri ha fatto molto peggio, giungendo sul Col di Portè con un distacco di 19 minuti. A testimonianza di un esperimento quantomeno interessante effettuato dagli organizzatori del Tour, le tappe brevi fanno quasi più danni in termini cronometrici di quelle con chilometraggio oltre i 200 km. A Pozzo nel male è andata dunque piuttosto bene, anche considerando che nelle ultime due uscite era stato per ben due volte in fughe lunghissime, per cui era inevitabile pagarne lo scotto. Pozzo ha una possibilità concreta di fare la doppietta miglior italiano al Giro e al Tour nello stesso anno. Vale solo per la statistica, ma l'ultimo fu Marco Pantani, che però nel 98 Giro e Tour li vinse nel tripudio italico generale. Ora mancano solo 4 tappe, con un altro tappone pirenaico domani e un cronometro di una trentina di chilometri sabato dove provare a fare la differenza. Sono anche gli ultimi ostacoli tra Thomas e l'impresa della vita, ma sono anche le ultime speranze per Pozzovivo di essere il miglior italiano in gara. Ieri, nel giorno più corto ma più intenso, il gallese Thomas ha dato un colpo d'anca decisivo al compagno di squadra Chris Froome. Oggi è quasi un trasferimento, da domani le ultime due vere battaglie per la maglia gialla. Da parte mia è tutto e vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con la pagina degli eventi. A Viggiano alle 18:30 nel centro sociale concerto aperitivo di flauto e di musica da camera, alle 21:30 serata Latina Tribute la storia di Mango. Ad Acerenza alle 19 al Museo Diocesano mostra dipinti del pittore Aurelio La Miranda. A Melfi alle 19:30 evento bandistico. A Lago Pesole alle 20:30 al via la manifestazione Castle Beer Festival con il Festival Americo Latino.
A Calvello, alle 21.30, al convento Santa Maria de Piano, contaminazioni musicali con Danilo Vignola e Jody Donna. A Maratea, alle 19.30, in Piazza del Gesù, la quarta giornata della decima edizione delle giornate del cinema lucano a Maratea, premio internazionale Basilicata, ospite John Landis. A Matera, rassegna Paper Pop ore 21, Vico 20 settembre numero 14, Luca D'Ambrosio presenterà il suo libro La musica per te. A Ferrandina, Fiati Festival, ore 20, lezione concerto al Chiostro Convento di San Domenico, ore 22, concerto in piazza Plebiscito di Italian Brass Band. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo centro-occidentale, ma una zona di bassa pressione presente sull'est Europa farà sentire un po' la sua influenza. E in effetti, come nuvolosità, il cielo si manterrà per lo più sereno o poco nuvoloso, ma se guardate nel corso della giornata qualche annuvolamento si farà vedere, soprattutto a partire dal pomeriggio. Nuvole che andranno a interessare nelle ore pomeridiane e serali gran parte dell'arco alpino, ma anche le zone di pianura, specie tra la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna. Anche come precipitazioni, quindi, vi devo sì segnalare i soliti temporali di calore nel pomeriggio a ridosso delle zone montuose, tra poco li vedremo spuntare. Eccoli, ma poi questi temporali riescono a spingersi anche verso la pianura lombarda, veneta e quella emiliana. Quindi in definitiva giornata comunque estiva un po' dappertutto, soprattutto al mattino sole protagonista, temperature alte, però poi qualche piovasco su Alpi, Prealpi e anche nelle zone interne del sud a ridosso dell'Appennino si formerà e verso sera temporali anche tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. In montagna, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali.